Ok. Ok, hai controllato lì se è per sicurezza? Sì, ricontrollo. Mi fido di me. Per controllo di tutto. Non mi fido e di me. E anche lì hai controllato, controllato. Ho controllato tutto. E poi, cioè, queste cose, è tipo quando chiedi, ma l'ho chiusa la macchina e non lo sai più se l'hai chiusa. No, in quel sempre. Momento non lo sai. Va bene, il Chuck, fallo tu perché ogni volta... Ogni volta il mio applauso non è abbastanza forte, quindi io ma non è vero, solo che c'hai le manine deboli. È solo che tu non ti alzi. Devi avere la voglia di fare così. Ok, pensavo fosse una battuta sulla mia altezza. No! Dai. Io non ti voglio come pubblico se non sai applaudire, però. Non ti voglio. Io da villaggio turistico. Sandro, alzati. No, Sandro, alzati. Sono in piedi, ragazzi. No, okay. La classica gag che abbiamo visto tutti. Ma tu, cioè, ti prendevano in giro in Sardegna per l'altezza o nella media? No, è una curiosità vera. Perché in teoria, cioè, lì sei più nella media. Allora, come fate da voi? Come funziona nel mondo di là? Cioè, interprete, adesso mi traduce la domanda in sardo. Allora, meno. Però, cioè, nel senso, sono basso anche in Sardegna. Ah, okay. Però okay. C'è molta più gente bassa come me in Sardegna. Però è vero che ci pensavo da poco, ho sentito un comico fare un pezzo sul fatto che è basso. E io mi sono detto, Ale, perché non hai mai fatto un pezzo sul fatto che sei basso? Non ce l'hai un pezzo? No, non ce l'ho un pezzo. E ho realizzato che, essendo che mi sono trasferito a Milano da 9 mesi, ho scoperto 9 mesi fa di essere basso. Prima eri non ho ancora... prima eri leggermente sotto la media, adesso esatto, sei basso. Esatto, okay. Comunque, benvenuta con noi oggi Laura Formenti con questo inizio. Grazie. Abbiamo sempre questi inizi un po'... Sì, un po' strani, un po' rocamboleschi. Ciao a tutti, benvenuti, questa è una nuova puntata di Tazza di Caffè e, come detto, il buon Sandro Cappai, con noi c'è Laura Formenti. Ciao Laura. Ciao. Come stai? Bene. A parte il fatto che... Ci sono 220 gradi a Londra. 220 gradi, per essere qui devi farti 5 piani. Ah, ecco, sì. Sto per cambiare casa, va bene. Avanti. Ogni volta partiamo insultando la mia povera casettina, carinissima. Ho solo vagato cercando l'ascensore sotto. No, sì, non può essere senza ascensore. È vero, un sacco di persone mi dicono, ma io sto cercando l'ascensore, ma non può, è impossibile. Che non ci sia. No, guarda, è proprio così. Ed è per questo che io posso permettermi di vivere qui. Bene, detto questo... Detto questo, allora, io direi di partire dalle cose classiche. Sì. Perché io so che tu fai un sacco di cose. Di che tipo? Di che tipo? Di tipo artistico, okay. Non so. E ancora di che tipo? Perché comunque... perché tu sei attrice, comica, performer. Avevo letto anche content creator tra le content creator, nel senso che faccio i video e a volte anche le aziende mi chiedono di fare dei video, okay. Video comici, in questo senso, fa content creator. Eh beh, fa figo dirlo. Faccio video scene. Ma su Instagram, giusto? Sì, su Instagram, okay. Sì, principalmente su Instagram, dai. Ok. E tu, cioè, come ti definisci? Comica, attrice? In questo momento comica. Ok. Stand up comedian o comica. Comica che forse è più generico e solleva meno polemiche. Ma vabbè, ormai. Tutto. Sì, sì. Però si va, ormai sì, vale la pena, secondo me, comica, prendi... Comica, sì, comica copre anche la parte attrice comica. Ok. Okay. Ma tu sei nata come attrice, però? Cioè, nata artisticamente, sì. Sei nata... Ehi! Sono l'attrice! Ok, calma. La pioggia ci fa... È maschio o femmina, guardi, non lo so, però è troppo teatrale, secondo me. È uscita cantando Singing in the Rain e ballando di ballando. Io volevo fare l'attrice drammaticona, io volevo fare la Medea, capito, appesa alle tende, questa roba qua, però poi non è andata esattamente così. Sì, volevo fare l'attrice, mi sono iscritta alle scuole di recitazione, sai, quelle famose, lo Stabile di Genova, okay. E non c'è una sola scuola italiana che mi ha... che mi ha preso. Okay. Sì, mia mamma mi ha detto forse è un segno, forse non è cosa, ecco, diciamo che forse te lo stanno dicendo molto chiaro. Che... Forse è l'universo. Ma quello che non intendeva tua madre sicuramente era dovresti fare stand up comedy, questo... no, il segno è questo, dovresti fare stand up comedy. Ah, ok, no, allora ci sta, perché anche adesso avendo sentito i pezzi su tua madre tedesca molto, sicuramente sarà stata contentissima quando ha scoperto che volevi fare la comica. Non vedeva l'ora, mia madre e mio padre è scienziato, quindi... Ok, e lei cos'è, tua madre? Mia mamma, anche lei ha studiato biologia e quindi ha lavorato un po' in università e poi ha deciso di fare l'infermiera. Ok. Perché qualcuno doveva portare a casa da mangiare. Noi siamo quattro, quindi... Come, cioè, te ti ricordi quando gli hai detto che volevi fare
No, ma perché secondo me la cosa, cioè, all'inizio non è stata percepita davvero, cioè non hanno pensato lo vuole fare davvero. È vero. Succede spesso questa cosa, sì. Infatti mi fa ridere perché i miei genitori sono quelli che i classici genitori che ti crescono idealista, no? Tu puoi fare quello che vuoi nella vita, credi in te stesso, sei una donna, non importa, puoi fare le stesse cose degli uomini. Ok, mamma, voglio fare l'attrice. No, ma noi stavamo scherzando. Ma no, non ma per non davvero proprio tutto quello che vuoi. Ma cioè, sì, preso sul serio, cioè sei fuori di testa. Sì, esatto, hanno avuto quel tipo di reazione lì, no? Tipo da indovina chi viene a cena, no? Super aperti e poi no. E infatti mia madre mi disse all'epoca: vuoi fare l'artista? E va bene, apriti una scuola di danza. Cioè comunque imprenditrice. Sì, sì. La sua idea di fare l'artista è che devi gestire una scuola di danza, è l'unica cosa che sì, può... Sì, cioè quello, beh, quello è in qualche modo, è un lavoro, perché io facevo danza, no, all'epoca, certo. È artistico, puoi stare in un paese, puoi avere, capito, le bambine... Ed è un lavoro vero, tra virgolette. Ed è un lavoro, non è fare l'attrice che non... Sì, che non sai mai... È vero, cavolo. Sì, anche io l'ho vissuto un po' con i miei che... Cioè, loro anche mi hanno sempre sostenuto perché sono della filosofia, no? Ma tu devi seguire i tuoi sogni e le tue passioni. Però allo stesso tempo ogni tanto gli scappa tipo un... Sì, vabbè, però... Cioè, puoi anche trovare un lavoro vero, nel senso... Puoi anche trovare una cosa che fai nel frattempo, questo... Ci sta la passione, ci sta nel weekend magari. Sì, hanno sempre la speranza che tu a un certo punto lasci. Sì, cioè, loro perché vogliono... Dovrebbe essere i genitori che ti dicono: no, segui le tue passioni, così non è colpa loro. Tu poi lo provi e poi. Ma il problema è che i miei non si sono rassegnati ancora adesso e non hanno chiaro ancora adesso. L'altro giorno mi ha chiamato mia madre perché ho fatto questo lavoro per Fondazione Barilla e avevo questo spot. Non so se si può dire, abbiamo fatto una pubblicità, vabbè. Sì, in realtà è una fondazione. E ho fatto una cosa in radio, no? Mm-hmm. In cui dicevo: ciao, sono Laura Formenti. E mia mamma mi ha chiamato e fa: c'è uno in radio che parla come te, ha il tuo stesso nome, mamma, sono io. Ah, mi sembrava in effetti. Non ci posso credere. Ancora non è chiaro che quando... Cioè, per lei è talmente assurdo che tu possa lavorare con questa cosa e andare in radio e fare dei soldi. Però sto andando al supermercato, le faccio le cose che mi dici, perché gli ho detto in radio. Perché giustamente poi seguo i... Bellissimo questa cosa. Ma era ma spot per la Barilla proprio? O... No, in realtà è un progetto per fondazione legato all'ecologia. Ah, ok. Okay. Che hanno coinvolto dei comici per, siamo io, Carmine Del Grosso, Yoko, Max Angioni e Lillo. E abbiamo praticamente ci hanno chiamato per creare dei micro battute, dei micro sketch a tematica alimentare, con sostenibilità, okay. No? E va sul web e anche in radio. Tu ti trovi bene a fare le cose sponsorizzate? Allora, secondo me è un mondo nuovo per me e me lo vivo sempre con un po' di difficoltà, nel senso che più o meno l'equilibrio che sto trovando ora è faccio quello in cui credo. Okay, cioè, faccio quello... in generale dico sempre... Se non mi vergogno vuol dire che evidentemente non è troppo per me. Ci sento bene, no? Nel senso che ho rifiutato anche delle cose parecchie in realtà, alcune perché erano cose brutte, altre perché avrei patito, cioè avrei sentito cioè che i soldi belli, però poi ok, preferisco piuttosto rinunciare a qualcosa ma non vergognarmi di quello che faccio. Sì, c'è anche un limite a quello che ti concedi di fare per i soldi, cioè a un certo punto magari... Sì, poi secondo me se fai il nostro lavoro, ne parlavo una volta con anche con altri comici, se ti leghi troppo a delle aziende, poi cioè si limita la tua libertà. Sì, vero. E quindi secondo me bisogna veramente dosare. Perché sono, e anche proprio il rapporto col pubblico, no? Se io, anche sui miei social, no? È una continua pubblicità, lo può fare un influencer, ma io no, io non voglio essere un influencer, io voglio essere una comica. Se poi un'azienda mi dice, come per esempio in questo caso, no? Di fondazione, che in questo caso è anche una fondazione, mi dice vogliamo fare una cosa fra comici, con delle battute comiche per veicolare, fra l'altro un messaggio anche bello di contenuto, che è in linea comunque anche col lavoro che faccio, di solito un po' legato anche alle tematiche un po' da attivista, così, ho pensato bene, cioè guadagno e contemporaneamente faccio una cosa che comunque è bella, ci tengo, mi piace. E che ha senso all'interno del tuo... Cioè, in quel caso non mi vergogno, sì, cioè faccio un lavoro, mi pagano. Okay. No, esatto. Molto più belli sono gli eventi aziendali che nessuno sa che li hai fatti e ti pagano. Vabbè, però... Quella è la cosa migliore. Quella è la cosa più bella. Quando ti pagano e nessuno sa che è mai esistita quella cosa per le 8 persone che erano... Però vi dirò anche su quello... No, beh, ovviamente esagero, però pesano meno. Mi è capitato però anche su quello una volta che mi ha chiamato una casa di gioco d'azzardo e anche se
era privato, io ho detto di no. No, no, ci sta, ci sta, ci sta. Sì, ovviamente esageravo. Veramente, no, magari un domani... Ma lo spettacolo? Lo spettacolo. Ok. Diciamo, tendenzialmente interno io non ho problemi a lavorare praticamente con chiunque. Cioè, se io devo fare uno spettacolo per i dipendenti, non è che per un'azienda non lavoro e per un'azienda lavoro. Cioè, alla fine sto facendo lo spettacolo per i dipendenti. Sì, questo è vero. Però in generale comunque preferisco magari, se posso, permettermelo. Che però è un ragionamento da privilegiati, se ho, sì, ci ho pensato. È un ragionamento da privilegiati, poter cominciare a scegliere. Perché ci pensavo l'altro giorno quando lavoravo come trampoliera, ho lavorato con praticamente tutti i marchi, cioè ho bisogno di soldi, lavoravo, devo portare a casa al mese. Mm-hmm. Cioè non è che ai bambini che cuciono le scarpe in India dici però stai lavorando per una multinazionale. Sì, che sfrutta i bambini, non so se... siete i primi che voi, Sì. Non so, cioè, vergognatevi. Guardate un po' la coscienza, cioè io non so come fai a fare queste scarpe sapendo che l'azienda per cui lavori... è una multinazionale, sei proprio un brutto bambino. Bambino cattivo. Bambino cattivo. Cioè, capito? Ci sono, sì, no, certo. Ci sono, ma infatti io, cioè, in linea di principio sono d'accordissimo con te. Poi io mi ritrovo a rifiutare poche cose in realtà in questo momento, perché in questo arriverà. Momento sì, io spero che arriverà il momento in cui posso permettermi di rifiutare la maggior parte delle cose. Quella sarebbe, e fai solo le cose che vuoi tu, cioè, no, che no, piace. esatto. Ma questo è un discorso vecchio quanto il capitalismo, cioè sì, nel senso, sì, esatto. la libertà te la devi guadagnare, purtroppo. Poi ci sono, secondo me, fra i comici vari gradi di integrità. Ci sono anche quelli che rifiutano tutto. Ok. Ci sono quelli che rifiutano qualcosa e ci sono quelli... Però anche lì rifiutano tutto se lo possono permettere. Sì, è vero, sono d'accordo, sono d'accordo, c'è sempre un po' quella questione. Un pochino sì, e magari non è necessariamente perché guadagnano tanto facendo gli spettacoli live, ma semplicemente perché sono a posto. Però uno può anche dire, piuttosto che cerco un secondo lavoro. Certo, ecco. Sì, certo, allora, certo. Guarda, quello sì, lì è integrità vera, però sì, ne conosco meno, esatto, ne conosco meno che fanno così rispetto a quelli che rifiutano tutto, perché... genitori, cioè, hanno un po' di soldi. Ma io ho sempre campato solo di questo, a parte qualche secondo lavoro che ho fatto fino ai 30 e qualcosa. Ok. Questo nelle sue varie forme, anche se credo sia negli ultimi 2 anni che io posso dire che vivo praticamente facendo la comica. Ok. No? Però cioè, tu comunque vivevi facendo spettacolo prima, perché hai detto anche sì, trampolina, sì, facevi sì, tu sì, prima facevo spettacolo, insegnavo, okay. Insegnavo teatro, diciamo che prendendo fiera tua madre. Sì. Quindi adesso ormai non insegni più, cioè fai la comica, fai no, live. Insegni in Accademia del Comico. Ah, ok, certo, giusto. Però per dire non insegno più a scuola teatro con i bambini, okay, però l'ho fatto fino a 2 anni fa, un anno e mezzo fa. Ok. Tra l'altro, cioè, si riflette anche questo nelle tante cose che hai fatto a livello televisivo. Perché ho guardato un attimo su internet per cercare, per avere un'idea di... Perché io ho visto delle cose che hai fatto, ma non tutte. E mi ha stupito che a un certo punto ho visto che tu hai fatto qualcosa con Pomeriggio 5. Ma io non so cos'era. Domenica 5 mi pare. Abbiamo fatto lo sketch che facevamo a Colorado. Ah, ok. Sì, sì. Ci avevano chiamato a fare gli sketch che facevamo a Colorado. Com'è stato quello? No, mi fa ridere perché... No, è bello, nel senso che all'epoca io ero totalmente frastornata perché io venivo da tutt'altro, ci siamo inventati questo sketch che era questa parodia di Amici. E a un certo punto la volevano tutto, ci avevano chiamato a fare Zeligoff, Colorado, così alla fine ci hanno preso quelli di Colorado perché ci garantivano insomma un trattamento migliore, diciamo. Però io venivo, cioè io in questo mondo dei comici ci sono stata presa e buttata, no, okay. Dentro, no? Quindi okay. Anche il mondo televisivo per me era tutto nuovo e anche Pomeriggio 5, no, Domenica 5 mi pare si chiamasse all'epoca. Boh, nel senso siamo stati buttati dentro, la Panicucci ci ha detto 2 robe, ok, gli ingressi sono questi. E ho questo ricordo però che mi ha fatto molto ridere perché era uno sketch, essendo uno sketch fisico, gli sketch fisici tu devi fare una marea di prove. Cioè sì, certo. Proprio non puoi sbagliare, poi quello era in diretta, con la micro differita, però era in diretta, non puoi sbagliare niente. E noi dovevamo entrare da 2 parti diverse, era uno studio che non conoscevamo, ce l'hanno fatto vedere così indicativamente. E il tipo che doveva buttarmi dentro mi ha detto: ti dico io quando devi entrare, ok? Mm-hmm. Però io non lo so, probabilmente si è dimenticato. A un certo punto sento la musica e io. Ah! E sono ti sei fiondata. Perché bastava una frazione di secondo e perdevamo tutto, capito? E sei riuscita in diretta, sì. Wow. Però ho proprio detto: ma qui devo entrare!
Perché nessuno mi aveva detto niente. Chissà, perché poi ti viene il dubbio, magari che non cioè, stai sbagliando tu. Che non... Io non so cosa è successo. Magari c'era la Panicucci, che ne so, magari la Panicucci ha anticipato un blocco. Non lo so, nessuno è venuto a chiamarmi. Ho sentito improvvisamente la musica e sono entrata correndo, capito, nello studio. Però dai, quello a volte, cioè, nelle poche volte che mi è capitato di dover andare diretto. Comunque, no, il rito è che succede spesso questa cosa. Meno perché c'è lì, ok, era domenica 5 ed è una roba molto più grossa, però. Tipo che sei in teatro e ti dice il tipo del teatro, vengo ad avvisarti io. Poi vedi che chiaramente si sono accese le luci da palco, stanno, si aspetta la musica, c'è silenzio in sala e nessuno viene a dirti di salire sul palco. Dici io devo salire sul palco, probabilmente nessuno verrà a chiamare. Però stavo dicendo che la cosa buona di quello è che quando succede, cioè almeno a me, mi aiuta un po' perché quando sai che sai per salire, ti dicono 5 minuti, io quei 5 minuti me li passo a, a soffrire tantissimo perché, oddio, 5 minuti, cioè, devo prepararmi. Invece quando... Okay. Devi essere sul palco adesso, basta. Vai, no, io voglio saperlo. Probabilmente è un test di intelligenza per comici. Vediamo se riesce a capire quando dovrebbe stare sul palco. Non sai, lo spettacolo non inizia mai. Quando la gente comincia a gridare e vuole i soldi indietro, forse dovrebbe essere sul palco. Quindi esatto. Cioè, l'ingresso nella comicità tu l'hai fatto con quello sketch lì? Sì, allora io facevo teatro di strada e teatro per bambini. Ok. E ci siamo inventati col teatro di strada questo sketch che era metà acrobatico, metà comico. Ok. Su, beh, si trova su internet. E quindi niente, ci siamo pensati questo sketch e poi lo facevamo ai laboratori Zelig, ai laboratori Colorado, all'epoca era l'unico ingresso per la comicità, no? Sì. E improvvisamente la cosa funzionava talmente bene, musicale, fatto fisico, così, che lo volevano tutti. Cioè, fai conto un anno, all'epoca entrare a Zelig, entrare a Colorado, certo. Fa ridere perché adesso quando io dico ho fatto Colorado tutti dicono che schifo, e lo dici anche, capito? E non ti vergogni un po'. E la gente all'epoca si ammazzava, cioè veramente quelli che te lo dicono adesso all'epoca si sarebbero ammazzati per entrare, no? Cioè la gente veramente si ammazzava. E noi nell'arco di 6 mesi, ma con totale incoscienza, siamo entrati nei posti più grossi che c'erano. Però in realtà io sono proprio il classico esempio di quelli che arrivano, fanno una roba gigantesca, ma non la sanno fare la comicità, non c'entrano niente con la comicità. Ti ricordo che avete un altro ambiente completamente. Sì, sì, abbiamo creato poi uno spettacolo provando a scrivere i primi monologhi, che erano ovviamente, cioè qualcuno, i comici probabilmente... li guardavano e dicevano maestro. All'inizio ci sta. Sì, quindi però... il passaggio al monologo è stato così, cioè eravate facevate lo spettacolo in gruppo, no, e in poi duo avevamo il duo, lo spettacolo in duo, e poi dopo abbiamo sciolto, poi abbiamo fatto un po' di altre cose per Comedy Central, così, altri personaggi, così, e poi improvvisamente io lavoravo in coppia e lei si è stufata. Ok. Quindi mi ha detto smetto. Ho detto come smetti? Ah, si è stufata proprio della... Sì, cioè immagina lavorare in coppia e no, ma io mi sono stufata. No, e quindi io panico, ho detto smetto perché io non sono una comica, io sono capitata a fare sta roba qua, no? In quel periodo frequentavo la persona con cui scrivo anche adesso, non l'autore con cui scrivo anche adesso, che si chiama Giuseppe della Misericordia, e lui mi ha detto ma scrivi qualcosa a noi, secondo me tu sei, cioè secondo me puoi diventare brava. No, pianti, disperai, non sono capace, non sono la mia carriera è finita. Sì, accompagnami tu sul palco con la manina. Poi pian pianino, prima ho provato i personaggi, poi non funzionava, poi ho iniziato a fare il primo monologo. Ho scritto questo primo monologo sul mio nipote che era appena nato, 7-8 anni fa, sì, credo che siano 8 anni, tra poco. Ed era un monologo un po' cinico, no? Sulla non maternità, sull'essere zia e trattare male il nipote, così. E un ragazzo mi vide e mi disse: ah, ma tu fai stand-up comedy? Cos'è sta roba? Certamente. Cos'è sta roba? No, è un tipo di comicità un po' americana, no? Che è più di contenuto, che dice queste cose cattive, come le dici tu. Poi sono andata a vedere e ho detto, figata, bello. E da lì poi quindi è nato... è stato il più naturale possibile il passaggio. Cioè tu hai fatto stand-up senza comedy. Sapere che volevi fare stand-up. Io in realtà ho fatto un monologo, però era un po' cinico, diciamo. Sì. Bello però, dai. Sì. E da lì abbiamo formato questo gruppo con dei ragazzi liguri. Danilo Puce, poi c'era Davide Fabrocino, così. Facevamo questa roba che ci sentivamo un po' i pirati della comicità, no? E giravamo soprattutto in Liguria. Ma che anni erano questi, scusa?
E dunque, prima, cioè, più o meno quando c'è stato il primo Natural Born Comedian. Ok. 14, 13, e tu stavi a Milano? Prima? Sì, sì, io stavo a Milano. Sì, 2015, 2016. Il primo Natural io l'ho fatto nel 2016, forse nel 2015. Ok. E cominciavano a Milano a esserci vari gruppi, Mela Marcia. Mm-hmm. Esatto, erano proprio gli albori di post-satiriasi. Diciamo della, della seconda generazione, sì. Della famosa seconda generazione. Sì, sì. Che poi alla fine tutti sono rientrati nella seconda generazione a un certo punto, perché... più o meno, perché comunque, per dire, io e i Mela Marcia non abbiamo fatto parte del primo Natural, ma perché non sapevamo neanche che esistesse. No, cioè, Natural Born Comedians, sì, programma sì, Comedy Central. Tanto giustamente ci riprendono che citiamo sì, cose. Sì, che a volte citiamo cose che Natural Born Comedians è un programma che è stato su Comedy Central 2015-2016. Ha fatto in realtà due sole stagioni ed erano la generazione dei più giovani rispetto a Satiriasi. Sì, esatto, ed era il pre stand-up comedy, che esatto. È il programma che fanno adesso su Comedy esatto. Central. Poi hanno fuso il gruppo di Satiriasi con Natural ed è stata stand-up comedy. E però sì, la cosa figa è stata che lì veramente è... Cioè lì è uno stacco netto, perché c'era stato Satiriasi che aveva detto noi facciamo stand up, però a Milano così. Non c'era niente. Certo. E poi però lì da Natural c'è venuta fuori tutta una nuova generazione. Generazione, sì. Michela, Luca, tutta quella generazione. Tu hai fatto la seconda stagione? Sì, okay. Mi ha fatto ridere, qualche tempo fa mi ha chiamato tramite amici una professoressa universitaria che voleva fare una ricerca sulle comiche in Italia, sulle comiche di stand up in Italia, no? Ok. Ed è stato anche complicato, perché mi ha detto, ma chi è stand up in Italia? E dico, cioè, una domanda difficile. Devo dirti. E giustamente per lei, lei diceva giustamente, ma Nino, tutti quei, cioè, no, lei metteva certo. insieme, sì, e ma, secondo me anche giustamente. Ma, sì, che ci sta. E sì, mi no, ha fatto infatti, ridere, per me ci sta. Perché mi fa, una delle domande che fanno anche all'estero è, hai avuto difficoltà a entrare negli open mic? E gli ho detto, guarda, cioè, io ho avuto la difficoltà a creare. Esatto. Sì, no. Quando ho cominciato io non c'erano open mic che dove avere difficoltà a entrare. Cioè, è diverso il concetto. Adesso credo che per un giovane a volte sia difficile entrare, no? Perché magari ci sono alcuni open mic in cui ti chiedono No, però è vero, video. Adesso... Sì, è difficile, però c'è anche tanta più possibilità, cioè... All'epoca noi andavamo nei locali a dire, mi fai esibire, così fai, sì. Stand-up sì. comedy. Cos'è? Facciamo ridere, però anche un po' riflettere. Sì. Ma diciamo che... le parolacce, insomma. Sì, esatto. Che poi, parliamo tipo, di cazzo. Questa domanda in un certo senso sembra un po' paraculo, ma la facevano anche a noi comici sardi. Cioè, è certo. stato difficile per un comico sardo iniziare. Anche noi dicevamo, ce li siamo creati noi da zero. Sì. Che è successo un po' in tutte le zone, cioè sono create delle scene da io invece zero. Maschio bianco etero del nord, mai esatto. successo che nessuno mi abbia chiesto hai avuto difficoltà esatto. o nessuno che si preoccupa dei miei problemi a cominciare a fare stand up, perché cioè. Tu ci cioè, sei un pochino venuto un pochino dopo sì, però sì. in realtà anche come dire per i primi qua a Milano è stato difficile un pochino per tutti. No, ma immagino, perché altro a me affascina un sacco quel passaggio da cioè dal fatto che c'erano le uniche cose per entrare nel mondo della comicità che c'erano, come dicevi tu giustamente, erano i laboratori di Zelig e Colorado. Sì. Praticamente sì. Poi c'erano anche alcuni laboratori in generale in cui magari c'erano comici bravissimi che non hanno mai fatto né Zelig né Colorado. Okay. Che però sono dei fenomeni. Io ne conosco tanti che sono dei fenomeni bravissimi. Però poi sì, da quando c'è stata un po' la spallata alla scena di Satiriasi, da lì in poi, cioè in tutte le città sono nate realtà. Sì. Sì, sì. Ma allora, da una parte è bello, dal punto di vista poi femminile, come dicevamo prima, diciamo le parolacce era un linguaggio soprattutto per le donne, per tutti in realtà, mm-hmm. però per le donne era un linguaggio davvero nuovo. Sì, no, cioè, no, ma infatti... Cioè, a Velia noi dobbiamo tutto, ma comunque anche... Cioè, Clara qua a Milano, sì. cioè, comunque era veramente un po' coraggioso. Prendi i tuoi meriti anche tu, sei arrivata. Sì, sì, io sono qua. però te li do io i meriti allora. Però sì, cioè, erano ancora delle cose che ti guardavano dove sì. vuoi andare parlando così. Sì, cioè, sì. Poi c'era ancora l'idea del in Italia questa cosa non funzionerà mai. È vero. Sì, sì. Ma è pazzesco che c'era quando io ho cominciato dopo, nel 2017, ancora c'era la gente che diceva, vabbè, ma sta roba rimane nell'underground. E in realtà c'erano già state delle cose in televisione, delle piccole cose. Però secondo me se la stiamo superando di recente sta sì, cosa. Sì, no, che infatti non diventare... era palese come lo è adesso. No, cioè, adesso infatti. Ci sono degli esempi. Però ancora in televisione non sì, c'è stato poco, uno sdoganamento forte. Però forse non serve neanche esatto, lì, forse non ne abbiamo neanche bisogno. Sì, perché alla fine lo sdoganamento è arrivato in altri modi. Cioè, alla fine, Luca, che da YouTube, e poi LOL, che è andato su Premito, da lì lui ha, cioè lui è diventato mainstream, ha fatto vedere che quella roba lì può essere mainstream. Fine. Cioè, non serve certo. andare...
Certo, Luca è secondo me però ancora uno dei più puliti, diciamo, rispetto ad altri che faranno più fatica e fanno più fatica. No, però hanno il loro pubblico, comunque nel momento in cui tu hai il tuo pubblico, giri, guadagni, fai i tuoi spettacli. Sì, tu basta. Hai vinto. Cioè, sì. Per me, almeno, secondo me, è la carriera perfetta. Cioè. Assolutamente. Ma quindi tu, adesso c'è che ti dicevi, ti definisci più comica, cioè tu vorresti fare più principalmente quello, cioè fare cose, altre cose, a me piace. Non ti va? Allora, diciamo che quest'anno ho fatto anche dei provini di cinema, fra l'altro, credo, sì, lo posso dire, tanto non si è fatto, mi avevano preso anche per fare un ruolo in un film, ma proprio quella settimana lì ero in teatro con Serena Dandini, e quindi vuoi più bene la mamma o il papà? Hai dovuto rinunciare? Sì. Cavolo. E infatti guarda, è stata un incubo fino alla fine, perché abbiamo provato con l'agenzia fino alla fine a incastrare, ma cioè dico, sono 20 anni che faccio l'attrice, una volta che prendo un film proprio quella settimana lì è come tutto il resto, cioè la legge di Murphy applicata a qualsiasi, un grande classico di Sandro Cappelli, è come tutto il resto. È un grande classico di Woody Allen, sì, certo. Sì, in realtà sì. Però mutuato. Però sì, comunque sto facendo ancora provini come attrice e qualcuno ogni tanto va anche bene. Ma sì, alla fine se si riesce, cioè se la passione è la comicità, fai quello, però se riesci a integrare intorno con altre cose è sempre bello. In questo momento mi piace molto la stand up e mi piace tanto fare palco. Ok. Cioè mi piace proprio fare i live e tutto quello che ha a che fare con i live. Se mi dicessero vuoi un posto fisso in TV, ti facciamo condurre un programma fisso e fai solo, che ne so, la signora della domenica, io non è il mio obiettivo nella vita, certo. Ecco. Lo faresti solo pensando magari mi fa vendere più biglietti. Sì. No, perché cioè, anch'io qualsiasi cosa la vedo sempre in ottica di fare più live. Per se questa cosa mi porta più live, la faccio. Poi magari fra 5 anni invece scopro cinema e scopro che mi piace fare cinema. Certo. Ho cambiato tante cose nella vita, io sono una che si annoia tanto, come è evidente dal fatto che ho fatto 200 cose. Poi le metti tutte insieme, però al momento nella comicità live ho trovato proprio la mia dimensione. Mi piace l'idea di scrivere i miei testi, mi piace l'idea, l'effetto che creano, poi da lì nascono anche degli altri progetti, però la cosa che mi dà proprio più piacere e soddisfazione è questo. È bello quando il core cioè, è quello, quando la cosa principale rimane quella. Ma tu hai notato tanta differenza quando sei passato da fare spettacoli di teatro a spettacoli di comicità, cioè te le vivevi in modo diverso, ti piaceva, cioè hai notato la forza della risata che ti faceva... A me terrorizzava, io lo dico sempre, cioè io ho fatto tantissimi tipi di spettacoli diversi, ho fatto prosa, ho fatto spettacoli per bambini, che anche quello, sono tanti, fanno paura, e sì, perché non c'hanno figli e ti tirano le robe, cioè... Sì. Ho fatto i trampoli e con i trampoli io ho fatto spettacoli davanti anche a 50.000 persone o 10.000 persone perché Madonna. E ho fatto Italia. E tu giravi il mondo con i trampoli. Ho fatto l'apertura del Carnevale di Venezia, per dire. Ok. Che era in Mondovisione. Lì sei una tesserina, cioè sei una cosina che si muove. Sono state a Mosca, a Taiwan, in Cina quando è scoppiata la pandemia, però ti dico la comicità è il tipo di questo tipo di comicità, la stand up secondo me è il tipo di arte più nudo proprio, sì. Totalmente, perché è il grado zero della comicità, sì, cioè ogni volta è un terno all'otto, non puoi mai sapere, non ti puoi aggrappare niente, non ti salverà la musica, non ti salveranno le scenografie, non ti salverà il tuo compagno sul palco. Cioè, se le cose vanno male, ti prendi tutti i meriti, cioè tutti i demeriti, sì. E se le cose vanno bene, ti prendi tutti i meriti, no? E ogni volta fa paura, perché anche la situazione che sembra più tranquilla, lo sapete bene, può trasformarsi nella serata più di merda della tua vita. Sì. E io ho vissuto delle situazioni di vera difficoltà, poi se hai fatto tanta gavetta, hai vissuto sicuramente delle situazioni di vergogna, difficoltà, che volevi morire, sparire e volevi scappare dal locale appena finito. Quella che mi ha lasciato, che ha abbandonato, forse non avevo tutti i torti, ha deciso di smettere con questa cosa. Forse faccio schifo davvero, hanno ragione loro. Però tanta è invece la soddisfazione, cioè un combattimento a mani nude. No, infatti, perché poi in realtà quando poi funziona è la cosa più bella del mondo. Sì. Cioè, perché sei tu.
Ma io ancora non mi capacito che vendo dei biglietti. Cioè che la gente paga per venirmi a vedermi. Oddio. Solo me. Tipo a me nell'ultimo anno è iniziato a succedere questa cosa. Che mi la pagano. Gente effettivamente viene non perché va in quella rassegna, ma perché vuole vedere il mio spettacolo. Sì. O di sapere che qualcuno si è fatto... Non dico un'ora di macchina. Infatti, che non infatti. È un'ora di macchina, a me fa uscire di testa. È quello che dico sempre ogni volta che una persona mi dice alla fine dello spettacolo questa cosa. Io dico... Meno male che me lo stai dicendo adesso. Perché se me l'avessi detto prima dello spettacolo. Stai a casa. Sì. Non voglio questa responsabilità. È vero. Mi metti ansia. Sì, poi è una cosa bellissima, ma è una roba che mette un'ansia incredibile. A me piace tantissimo la sindrome dell'impostore con quelle cose. Sì, sì, sì. Ma anche perché cioè, a me piace tantissimo il fatto che, appunto, lo spettacolo sei tu. Ma poi è tutta la responsabilità, è tu, sì. Cioè sei tu. Quindi uno se viene a vedere lo spettacolo è solo per vedere te. E quella roba lì è... E poi quest'anno, vabbè, comunque le cose stanno crescendo, i numeri stanno crescendo, sì. Vedere il teatro cioè, pieno, fa impressione, dice, tutte queste persone stasera si sono vestite per venire a vedere il mio spettacolo. Ancora non mi capacito molto di questa cosa, perché sì, se sì, ci sì, pensi sì, è gigantesca. No, è vero. È una roba che è difficile anche da concepire sì, spesso. Sì, perché... io secondo me nella mia testa non l'ho ancora registrato. Sì, no, le cose le registri sempre... Ma tanto dopo. Finirà. Questo lo penso costantemente. Questo lo penso costantemente. Ma però tu sindrome dell'impostore... Di brutto. Secondo me è una cosa che è tanto femminile, questa roba della sindrome dell'impostore. Ce l'abbiamo tutti un pochino, Però tu dici che è più... sulle donne lo vedo... Ah. Mi è capitato di dover dire alle colleghe, guarda che se è il tuo open mic, lo devi presentare tu. O almeno pensa di poterlo presentare tu. Perché c'è un po' questa cosa del non sono abbastanza, non sono in grado, no, ma io devo imparare, no, io devo studiare prima. Okay. Io ce l'ho tantissimo. Beh, io ancora adesso mi definisco una comica, ma non riesco a sentirmi una comica davvero. Cioè, perché avendo fatto questo giro anche un po' strano, no? Mi sento sempre, una specie di mix, non mi sento proprio una... comica. Ci sta, però cioè, ognuno arriva alla comicità in modo diverso. Quindi, e se appunto, come dicevi tu, giri col tuo spettacolo, fine. Sei una comica, sei arrivata all'obiettivo. È un po' alla Forrest Gump: comico è chi il comico fa. Vero. Sì, esatto. Io la penso tanto questa però, cosa. Sì, però cioè, ok, comico sì, è chi il comico però fa. Ti capisco. Cioè, io non ho ancora avuto il coraggio di scrivere nella bio di Instagram stand up comedian. Non so ce l'hai, la foto col microfono, ce l'hai, però. C'ho la foto col microfono. Ho la foto col microfono. Però nella bio di Instagram c'ho faccio stand up comedy. Perché... È il passo prima. Lo so. Perché mi sento, se scrivo, non so se mi merito di scrivere un stand up comedian. Beh, guarda, io per tantissimi anni quando mi chiedevano che lavoro fai, e io dicevo sempre mi occupo di teatro. Non dicevo faccio l'attrice, perché sono un'attrice, ancora peggio, sono un'attrice. Inizio. Cioè mi occupo di teatro. Ah, ma che cosa? Vendi biglietti? Sì, ok, lo devo proprio dire. Dove sono i posti. Sì, è vero, perché poi c'è sempre quella contraddizione, perché da una parte io voglio far sapere alla gente esatto. Che lo faccio, voglio, perché sono contento di questa cosa, da una parte però mi sento, non so, non mi sento in diritto di poter dire... Però io apprezzo questa cosa, nel senso che a volte mi capita di vedere sia fra gli attori che fra i comici, quelli che fanno due cose e si sentono subito... Sì, sì. Ciao, collega! Sì. Dico... Bene, collega, però. Questo è vero. Ma non super arroganza, io credo molto però... in queste cose. No. E allo stesso tempo io non vado a parlare alla pari a gente molto più in alto di me. Sì. Sì. Ma non per paura o per... Cioè, credo molto che sia giusto. Ma poi quella è un po' autoconsapevolezza. Per questione di rispetto, cioè, certe persone gli manca un po' di autoconsapevolezza a certe persone. E anche a me quella cosa lì non piace tantissimo. O correggere, mi è capitato quello che viene e ti corregge il pezzo. Io lo farei un po' più così. E io all'inizio magari dicevo, no, forse sono troppo io, troppo permalosa. Poi ho detto, ma a me non mi verrebbe mai di andare da Londini a dire... Bravo, sì. Guarda, è vero. Cioè, poi, per carità, nel senso, poi i gusti delle persone sono soggettivi, però a parte che non mi verrebbe difficilmente anche vado da uno e gli dico, a meno che non lo conosco bene o è un mio amico, mm-hmm. o magari gli dico, guarda, senti, mi è venuto in mente sta cosa ascoltandoti. No, infatti, quando hai un po' di confidenza magari lo fai. Però sì, a me la cosa anche che dà fastidio è la gente che ancora, cioè, visto che appunto adesso la stand-up è arrivata un po' a essere di moda, ha fatto il giro dall'altra parte. La gente che ancora non ha capito bene, cioè dice faccio stand up e non sa cosa vuol dire, non ha, cioè è una cosa, mi sento sempre un po' rompicazzo quando dico queste cose, però cioè che voglio fare il purista, però c'è quella cosa lì che dici tu, che arriva la gente e dice siamo colleghi, io faccio stand up, non ti ho mai visto a un open mic, non ti ho mai visto una serata, no ma perché io ho scritto uno spettacolo, ho affittato un teatro e l'ho fatto. Guarda, non è fare stand up, è essere ricchi. Esatto, bravo.
Raccontaci qualcosa che non hai mai raccontato a nessuno della tua esperienza Italia's Got Talent. Vabbè, per chi non lo... ci sono delle cose che non posso raccontare, credo, ancora. No, certo, certo. Comunque, una sì, decina d'anni ci farò un monologo. Sì. Ah, certo, quando no, vai in prescrizione moralmente. Quando vai moralmente in prescrizione. Tu hai fatto Italia's Got Talent nel 2021. L'anno scorso, praticamente. L'anno scorso, esattamente non un anno fa. Edizione, quella dell'anno scorso. Sì, che, però l'ho registrato a settembre del 2020. Ok, perché okay. Io chiusa nella prima pandemia, no, in realtà dopo il primo lockdown mi arriva questa chiamata, ti va di fare Italia's Got Talent, e io ovviamente ho detto subito no, anzi non risposi neanche al telefono, perché avevo, sono andata a vedere chi è, perché io sono un po', come dire, diffidente, psicopatica, okay. Io volevo essere più delicata. Sei anche una donna che viene contattata su internet, e quindi no, devi, no, devi in realtà non sei problemi. Al telefono, però sì, al vabbè, telefono anche la realtà, comunque mi, devi mi farti chiamo, vado a vedere chi è questa persona, e ho capito chi era, che era legata a Italia's Got Talent, e non volevo neanche rispondere, no, vado in agenzia e dico, parliamo di varie cose, e dico, guarda, poi mi hanno contattato da Italia's Got Talent, ma tanto non vado. Cioè, proprio in una frase unica, senza neanche una pausa. Mi hanno contattato perché te lo devo dire, ma tanto non vado. Neanche la virgola, proprio. E la ragazza dell'agenzia, la Stase, si chiamava... Cioè, si chiama ancora, ma... mi ha detto, dammi il numero. Ok. Ha detto, dammi il numero. Ma tanto non vado. Tipo le mamme, io, ma tanto non lo faccio, e... dammi il numero. Ti hanno chiamato loro, dammi il numero. E no, non vado, organizziamo questa call, e io non lo volevo fare per motivi evidenti, nel senso non sono un amante di per sé dei talent, già lo facevo di professione e ho pensato, se non va bene io mi brucio malamente, perché comunque pubblicamente, certo. Sì. Altra cosa, adesso pian pianino vedo tanti, cioè credo di essere stata la prima a fare stand up, sì. Stand up, cioè c'è stata Rienzo prima, però Rienzo, sì, è più, okay, soft come modalità, no? Sì, tu hai fatto un monologo proprio quasi puro. Quasi, cioè abbiamo ripulito poco, cioè ho detto spazzolino vibrante, sedersi, sì, sulla, sì, propria, sì, palla, ma poi anche c'è, cioè, il ragionamento che c'era dietro, c'era tutto un meccanismo comico del, sì, del, sì, girare, sì, che era figo, sì, sì, o comunque per una donna delle parole forti, ho detto, sì, questi, sì, mi, sì, sì, mi mangiano viva, cioè mi daranno della volgare, e se non me lo danno dalla volgare loro, perché comunque loro sono abbastanza giovani anche così, a casa mi fanno pezzi, ma mi ha fatto pezzi poi il finale, però vero, sì, al finale poi invece si è rivelato questa cosa qua, che non avevo torto, però la prima cosa era andata, la prima è andata benissimo, vabbè, alla fine mi sono lasciata convincere, anche perché parlando con amici, di guarda, mi hanno chiamato per questa roba, ma che figata, ma che fortuna, ma che bello. Dite, sì, ma assolutamente. Noi avevamo parlato di questa cosa, del fatto che per noi, cioè nella nostra bolla, per tanto, sì, tempo quelle cose lì sono state viste proprio malissimo, sì, e tu hai diffidenza con quelle cose. Poi le dici a qualsiasi altra persona esterna, Italia's Got Talent è la cosa più figa del, sì, mondo, sì, tu, sì, devi, sì, andarci, sì, subito, devi correre. E ricordo, ero seduta con degli amici e dico, lo faccio, sì, lo faccio, sì, lo faccio, sì, lo faccio. Vabbè. Vabbè, dovrò andare Italia's Got Talent. E poi niente, sono andata a farlo e... cavolo, è andato proprio bene, anzi a tal punto che quando sono uscita ho proprio pensato, però me lo potevano dare sto Golden Bus. Che infatti poi l'ho visto nella registrazione, ne hanno discusso, ma perché non dovevi darglielo tu, non potevi darglielo tu, perché andò veramente bene, anche se a livello di pubblico perché il pubblico era molto distanziato, seduto sui divanetti, cioè dalla registrazione sembra più entusiasta il pubblico, okay, di quello com'era. Che è stato, ce l'avevo lontanissimo, molto, cioè per fortuna hanno riso tanti giudici. La mia edizione è stata un po' difficile perché la gente era lontana, mascherinata, certo, distanza, sì. Però guardando il video, vedendo te sul palco, non cedi per niente. No. Cioè non soffri, cioè probabilmente l'hai sofferta dentro, ma non, sì, si vede per niente. Allora, la mia paura era, sembri questa. Sembri un comedy club col pubblico davanti, sì, con il mood perfetto. Sì, beh, fanno anche un po' di montaggio, però... La mia paura era questa, che loro mi hanno chiesto di fare un inizio perché hanno detto, tu non sembri una comica, no? Tutta carina, non sembri una comica, quindi fai delle battute, cioè all'inizio entri e non devi sembrare una comica, no? Io dicevo, ma è il peggio che posso fare comicamente, sì, parlando, sì, perché fa paurissimo. Cioè ho 3 minuti, io di solito, siccome sono ansiosa, cosa faccio? Entro, faccio la mia battuta più forte, bam, li lascio, sì, tramortiti, poi parti, spiego chi, sì, comanda e poi, sì, e sì, poi, sì, vado. Io che sono ansiosa, no? Loro mi hanno chiesto un inizio, di andarci a piano, salire, piano, salire, cioè, no, perché sei qua, perché io ho un dubbio, come sarebbe, sì, essere uno, cioè passano tipo 30 secondi prima della prima battuta, su 3 minuti, io
detto, no, io raga non so se il mio cuore mi regge. Sì, cioè 30 secondi su 3 minuti, come se il primo quarto d'ora del tuo spettacolo non, non facessi ridere. Infatti si sente le prime due battute in cui non entra, cioè le prime due battute non entrano perché la gente non ha capito chi sono. Certo. Cioè, sono ma anche perché tu sei partita, cioè col, ho un dubbio e parti col monologo poi. E poi quando capiscono, lì è entrata la risata forte. Sì. E lì ho detto, ok, mi sono messa tipo, ok, sì, ce li ho, okay. Ce li ho. Però all'inizio è stata proprio... lì però panico. È logica televisiva che ci sta alla fine, perché poi... Ha funzionato, in realtà aveva ragione loro, ha funzionato. Perché poi alla fine ci, gli sei entrata piano piano, quando non ho capito cosa facevi, basta. Sì, 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 anzi è stato forse anche più forte questa cosa. Mm. Ah, è una comica. Però le prime, cioè, quando non senti entrare le prime due battute dici... No, sai, sai che ce ne hai in tutto poi, 30, con eh? Con tutte le preoccupazioni che avevi prima di farlo, cavolo. Poi ti frullano, io ero talmente ansiosa che un tipo mi fa, tutto bene? Ma sei salita mai su un palco prima? Perché giustamente lì c'è di tutto, no? Sì, quindi io ero talmente così. Sembrava la prima esibizione. Sì. Vabbè, però sì, quelle robe lì ti mettono sempre proprio in un mood mentale diverso. Da poi sono andata a casa contentissima, e, però ho detto, boh, è fatta, finita, mm-hmm. basta, è andata così. Poi mi hanno chiamato tipo ottobre o novembre dicendomi... Ma se dovessi portare un pezzo in finale, che cosa porteresti? Ma lo stiamo chiedendo a tutti, quindi ho detto: okay. Vabbè, fa, perché gli ho detto: ma quanti ne chiamate oltre a quelli del Golden Buzz? 8. Ho detto: se vabbè, si sono presentati in 3.000. Ho detto: se ciao. E invece, poi mi hanno fatto la famosa sorpresa che fanno vedere in televisione. È vera, nel senso che davvero io pensavo di andare a fare una roba, e invece mi sono trovata con loro. Okay. Mi hanno fatto la sorpresa. Che figata. Sì, sono andata in ufficio in agenzia e mi hanno detto, guarda, devi parlare per una call. Io ho messo gli auricolari e c'erano loro che mi dicevano, sei in finale, con la... tutto ripreso ovviamente. Vabbè, giustamente. Sì, è stato... Ed è stata durissima anche la preparazione della finale, perché eravamo in zona rossa, ragazzi. Io dovevo... Cioè, è come dire, devi mi giocarti ricordo. La finale dei mondiali, ma per 6 mesi non ti puoi allenare. Sì, sì. Devi stare fermo sul divano per 6 mesi. Ok, mi raccomando, gioca bene però, vaffanculo. E tu stai lì a ripassarti come fare i palleggi a mente, ma non li puoi fare. Esatto, e infatti poi è andato un disastro, vabbè, anche lì per una serie di questioni, ma anche... Ma lì non avevano neanche, cioè, proprio il concetto del monologo, mi avevi detto che aveva faticato a... Sì, in realtà io avevo fatto una proposta di monologo, mm-hmm. Che mi hanno bocciato per motivi di... Censura, lo posso dire? Sì, ma sì, secondo me ok, sì. L'argomento hanno stabilito che l'argomento non era praticabile in TV. Che era? Okay. Lo puoi dire qua? Qui non ci sono. Aborto. Ah, ok. Non te l'hanno fatto fare? No. Ci sta. Hanno fatto le loro scelte. Però è censura. No. Però è censura. Sì, sì. Però è il loro programma. Casa no, loro non cado dalle nuvole. Assolutamente ci sta, però quando mi hai detto argomento così, cioè io pensavo fosse una roba... No, io ho pensato subito a bordo. in Italia non è... Poi una donna che ne parla in modo anche concreto. Non è pensabile. E quindi niente, abbiamo dovuto cercare, ma non era così facile perché il mio materiale non era poi così televisibile. Certo. E lì c'è stato secondo me l'errore, perché dovevo proseguire sulla linea un po' del femminile, così mm-hmm. invece con questa cosa del Covid mi è stato detto, ma perché non parli di questo? Io non ero convinta, perché ho detto, cioè, io sono andata a suicidarmi a parlare di pandemia durante la pandemia, parlando di vaccini, cioè, è passato proprio un suicidio in diretta quella roba lì, però in quel momento l'errore mio in realtà è stato non crederci che potevo vincerlo, cioè io quando mi hanno preso per la finale ho detto, si vede che ha voluto prendere la monologhista scorretta, ma ho detto, quando uscirà il monologo comunque diranno che sono volgare. Io non mi aspettavo il botto che invece ha fatto, no? E quindi vabbè. Cioè, quando poi ho visto quel botto lì ho detto, cazzo, forse dovevo scegliere qualcosa di più pop. Ok, perché tu l'hai, cioè, hai scelto il pezzo da fare in finale prima di vedere come sarebbe andato prima di vedere la reazione all'altro. Quindi io ho detto, vado a fare la scorretta perché tanto ho la possibilità di vincere. Sì, invece certo. Sono arrivata lì.
cioè, se avessi visto che quella linea lì funzionava così bene, saresti rimasto. Al primo giro io sono quella che a livello di internet è andata meglio. Mi ricordo, c'era stata un'esplosione proprio. Comunque, in realtà, vabbè, mi ha comunque cambiato, mi hanno chiamato in tantissimi, mi ha chiamato Serena Dandini. Di cosa stiamo parlando? La mia vittoria è già quella. Sì. Che poi sì, in realtà, cioè, tu dici suicidi in diretta perché, vabbè, ci sa, non hai seguito quella linea lì, però... Cioè, il successo di quel monologo del primo è comunque una roba che è rimasta. Sì, quello me lo sono messa via. Ma sai che ho temuto però quando ho fatto la finale? Perché ho fatto 24 ore di shitstorm. Gente su Twitter che diceva che è schifo. Cioè, perché poi la gente più ti ama, più poi ti... Certo. Cioè, perché dicevano l'altro monologo era bellissimo, questo... Sì. Sì, ma poi vabbè, poi non hanno ascoltato neanche, appena hanno sentito gay o così, gli si è chiusa la vena e hanno cominciato a insultarmi sui social. Sì. Quindi... sono un po'... fa parte del gioco. Gay, vaccini. Tu hai proprio... Abbiamo fatto la collection, partite IVA. Perché tu sai, se fai un monologo un po' satirico sulla donna, quello, cioè, televisivamente tu sei proprio giusta per quello, non sono tipo di niente. È anche il momento, adesso non è che voglio nascondermi dietro un dito, è anche il momento storico in cui questa cosa funziona. Sì, no, è vero. Cioè, in questo momento è uno dei trend, è come fare un monologo sull'ecologia, cioè... Sì, sì. No, no, infatti... Tra l'altro la battuta sulla parte Eva più bella che abbiamo mai sentito. Ma ci penso molto spesso. Tu. Mi hanno, per quella battuta lì ci sono stati Twitter, che schifo. Ma era la battuta? È vero, mi ricordo c'erano state le polemiche. Che dico che la partita IVA, io ho partita IVA, niente 13esima, niente 14esima, niente ferie, niente malattie, noi che abbiamo partita IVA in Italia è come se avessimo l'anemia falciforme. Non ci possiamo sposare fra di noi, gli stessi diritti delle coppie omosessuali, loro almeno lo prendono in culo per amore. Ti hanno distrutta per questo. Allora, mi hanno scritto, quelli con l'anemia falciforme, ve lo giuro, dicendomi che io gli auguravo l'infelicità, perché io non li volevo far sposare. No, io mi sono sentita in colpa. Una continuava a scrivermi, ha fatto i meme apposta per me, dicendomi che questo è proprio per te, che pensi che io non possa essere felice nella vita. Cioè, ma poi guarda, ti dico, io sono i difensori dei gay che non si... perché i gay quindi sempre legati alla sessualità e basta. No, per amore, ho detto per amore. Sì, cioè, si inculano, i gay si inculano per amore. Esatto. Ma forse ora che mi ci fai pensare, a me fa ridere perché io sono portatore sano di anemia mediterranea, credo. Sì. E ovviamente se faccio un figlio non posso farlo con un'altra portatrice sana. Tu lo sai, in teoria no, dovresti stare attento. Sì, rischierei tanto. A me fa ridere, forse mi fa più ridere per quello, perché capisco subito il riferimento. Però è una battuta troppo alta. Non so se anima mediterranea, non vorrei aver detto fesserie. Mia madre guarda questo podcast. Guarda che non era quello. Però è vero, lì è la gente che non riesce a vedere il livello successivo, cioè vede la prima cosa. Ma forse ho sbagliato io, perché la gente ha sentito anemia falciforme. No, ma è una bella battuta. Ed è andata fuori di testa. In molti contesti. È in quel contesto che la gente. Ha sentito gay, è andata fuori. Cioè, quella battuta è stata la battuta più discussa. Ah, quindi i gay si inculano, cioè nel senso... Ma Italia's Got Talent, vergognatevi che mandate in onda queste battute omofobe. Ma come? Ma dov'è omofoba? Cioè... Però capisco che... Lì secondo me è proprio non capire il contesto della battuta, l'ho detto un tipo su, credo, Facebook mi ha scritto liberamente, infatti... Però al momento sei fragile, perché comunque ci stavi giocando da un mese, richiuse in stanza da non so quanto, torni in stanza e ti rendi conto che il monologo a casa è stato vissuto malissimo. Perché in realtà non hai uno spettacolo che hai fatto il giorno prima in cui sei andato forte e ti dici no, ma io ieri so fare questo lavoro. Ti stai giocando tutto e per 24 ore la gente ti insulta e sei stata la delusione della loro vita. Un tipo è andato a scrivere su Facebook, sei la vergogna della comicità italiana. Ma è le classiche frasi sul mio profilo per scrivermelo. Ma hai capito, si sente in diritto di dirti questa cosa, questo che a me fa sconvolgere. Ma pensa come ci è rimasto male, poverino, per pigliarsi del tempo per andare a cercare il mio profilo e dire che l'avevo delusa a tal punto che ero la vergogna della comicità italiana. Ovviamente è stato sommerso di insulti dai miei amici. Che poi io non sono neanche uno di quelli che rompe il cazzo, si può dire qualsiasi cosa, chiunque si offende per una battuta a torto. Perché ci sono battute brutte che le hai fatte male. Ma questa battuta qua, cioè, è veramente... Vabbè, non è che sono andata... L'errore forse che ho fatto è stato mettere insieme battute di monologhi diversi e non provare l'insieme perché non potevo. Ok. Ma secondo me la stiamo complicando troppo. È solo che in certi contesti... Ad alcune persone sentono delle parole chiave, gli si chiude la vena, ciao. Non riescono a vedere il discorso che stai facendo. Sì. Sì, ma tanto è vero che quella stessa battuta l'ho messa sul mio Instagram, ha fatto 500.000, 700.000 visualizzazioni. No, certo. Ma è una bella battuta, cioè, oggettivamente.
È una bella battuta. Fanno incazzare queste cose. Lo so. Però ho scandalizzato Twitter. Però dopo che hai fatto Italia's Got Talent, comunque hai notato. Ho notato. Ma è stato uno tsunami. Beh, anche perché la grande fortuna, in realtà, è stata che al primo giro io eravamo in zona rossa, no? Mm-hmm. E sono stata super ribattuta dai giornali. Io il giorno dopo ero in home page su Repubblica. Mi ricordo. Quello poi mi ha dato tantissimo. Cioè, che è girato. Poi subito dopo c'è stato l'8 marzo, quindi è girato su tutti i cellulari, è girato sui WhatsApp. Che figata. No, ha fatto una quantità di visualizzazioni, non tanto su YouTube, quanto su Facebook e su Instagram. Credo che il video su Facebook abbia, non so, 12 più tutto il sommerso su WhatsApp che non conosciamo. Più tutto il sommerso su WhatsApp. Ma mi scriveva gente da L'Espresso, ha fatto un titolo. Tutto sempre la concorrente. Però comunque ti fa notare oggettivamente. Sì, sì, anche su YouTube è andato bene, visto che c'è almeno 1 milione. Sì, che non è però tantissimo per YouTube. YouTube, guarda, sono arrivata alla conclusione che YouTube ha un pubblico... per la comicità un pubblico più maschile, più giovane e maschile. Può essere. Mentre su Instagram, su TikTok, così trovi più misto femminile, balla femminile. Ok. Ciao, allora, le domande di rito sono: una cosa che pensi che sia sopravvalutata dalla cultura pop in generale, può essere musica, libri, qualsiasi cosa dalla cultura pop, film, serie, quindi una cosa che pensi che sia sopravvalutata, che non merita l'hype che ha, è una cosa al contrario, vediamo se questa volta riesco a dirlo. Vai. E faccio la stessa domanda due volte. E invece una cosa che a tutti, cioè tutti ne parlano male, tu invece non pensi che debba avere quella brutta reputazione. Ce l'ho fatta questa volta. Allora, il problema è che le mie risposte le avevo pensate più generiche, in effetti, e non singole. In generale io sono non mi piacciono i libri che hanno avuto molto successo. A priori. Sono snob sui libri, sì. A priori. Sì, tipo il Codice da Vinci. Cioè se raggiunge un tot di visibilità, okay, io non li leggo più. Okay. No, ma perché i libri servono a quello, a vantarsi con gli amici, se l'hanno detto, cioè, tutto, che cazzo me ne frega, se l'hanno detto, no? Tutto, non è più una cosa da intellettuale. Tipo, anche se lo compri appena uscito, se non lo finisci in tempo, sì, magari fai il botto la settimana. No, okay, basta. Ma perché dentro di me c'è una piccola radical chic. No, okay, dentro di me io anzi, c'è questo conflitto interiore. Io vorrei essere radical chic. Io vorrei essere, che ne so, la Kasia Smutniak della situazione. Okay. Invece, però per essere radical chic devi nascere un po' più ricco. Certo. Quindi io sono arrivata a pensare al fatto che sono radical cheap. Cioè, sono okay, radical, però non mi posso permettere di essere. No, però non la capisco questa cosa, cioè ti fa un po' di... quando una cosa libri, ha troppo successo, libri. Però solo sui libri? Cioè sul resto non... Sui non film no, per esempio, non ce l'ho sta cosa. Okay. Sui libri no, non ce l'ho. C'era un film su Netflix che tutti dicevano bello, 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 ma io l'ho... Don't Look Up. No, quello mi è piaciuto. Ok, perché quello ho visto pareri contrastanti. Sì. No, sul cinema sono anche un po' popolare. No, uno di quelli tipo d'autore, credo che sia una storia di un ragazzo che scopre di essere gay... Vedi che sono omofoba. Si è capito proprio da come... rido, mando tutto io. Ragazzi, che saprei essere gay. Hai detto un po', hai fatto una pausetta, te lo di troppo. No, non sapevo come dirlo. Ormai le pause, ti calcolano le pause. Sì, Rosa, hai fatto quella pausetta lì. Io so cosa hai pensato in quella pausa. La pausetta dell'omofoba. Hai pensato che, visto che è gay... Non si poteva dire. Non mi ricordo come, andrò a riguardare come si chiama, okay, questo. Non ce l'ho presente. Però in generale sì, i libri che hanno avuto successo non li leggo mai. Ok, dici un libro che ti è piaciuto, così lo consigliamo a tutti e gli facciamo fare un sacco di successo. Un libro che mi è piaciuto, un libro e vediamo che se continuerà a piacerti. Vabbè. Ma ultimamente, cioè, non dico. Vabbè, il mio preferito, L'arte della gioia. Ok. Non lo conosco. Un po' femminile come libro, però... Cioè, come se esistessero. Ma, poi dopo, no, però... però sì, diciamo che... Hai preso nella sezione letteratura rosa. Sì, dove... che poi mi fa ridere davvero? Questa cosa che c'è... No, okay. In realtà no. che c'è questa cosa della letteratura femminile e non sì, c'è la letteratura maschile. Mi fa ridere vero. Questa cioè, cosa. La letteratura, cioè, la letteratura generale la letteratura e poi quella maschile. Femminile. Sì, però. Cioè... No, c'è l'avventura, però, dai, che di solito. Sì, che... Sarebbe, come se... maschi, sarebbe come se ci fossero i bagni. Esatto. E i bagni per le donne. È vero, è vero. Ho sempre pensato che in America anche, si chiama anche chicken literature.
la letteratura per polastrelle proprio. Oddio, non la sapevo sta sì, cosa. Sì, sì, sì. Quella rosa, no? Vabbè, quella rosa sì. La chiamano in realtà letteratura. Ci sono, cioè, succede anche nel cinema questa cosa, c'è un po' di ghettizzazione su per un po' c'era come le chiamano? Forse chick flick le chiamano, che sono okay. I film per le donne e che vengono un po' snobbati dagli uomini, quello è un po' dispregiativo, no? Quella, sono quei film che... Però c'è anche un po' il corrispettivo, lo spara tutto, cioè quello... Sì, no, è vero, film d'azione sono più... Però, nel senso, nessuno dice mai che sono solo per uomini, film d'azione, invece... Sì, è strana questa cosa. Diario di Bridget Jones, se tu lo dici a un uomo macio, quello film per ragazzine... Esatto, cioè... sì, 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 c'è un po' questa cosa qua. Libro, sì, l'arte della gioia è uno dei libri che mi è piaciuto di più in assoluto. Ok. Ma ci sono tipo... Tu hai degli amici che se sai che hanno letto loro un libro dici ok, è troppo popolare, non posso, non è più per me. O, cioè in base a cosa lo vedi? In base alla... No, cioè, quando tutti proprio... ne parlano okay. Basta. Ok, proprio nel discorso generale. Cioè io generale. Uccido Rifaletti, non l'ho letto, ah, okay. 50 sfumature di grigio, appunto Codice da Vinci. No, guarda che ci penso neanche io in effetti questa roba così. Sì. E un'altra cosa che invece questa è una bestemmia per i comici, io difficilmente guardo film comici. Film comici? Ah, no, okay. Tutti. Ah, anche sitcom, vale anche per le sitcom. A me piace il drammatico, raga. Ho sbagliato ci tutto. Sta, ci sta. Vedi, lì è l'attrice che in me che rientra. Sì, che c'è la sindrome di Woody Allen. Cioè? Beh, Woody Allen cioè, ha avuto un sacco di... Cioè, ci sono diversi film dove parla del suo conflitto, il fatto che lui faceva il comico, però voleva fare Bergman. Sì, sì, ok, quello. Cioè, io tipo la pallottola spuntata, tutti quei film che sicuramente sono belli... Ti rompi il cazzo. Sì. Ma come in generale io la comicità... Cioè io non sono un amante della comicità per la comicità. Adesso sembra un po' dire... Non mi piace la comicità, quella più di... Però è vero, cioè io non li guardo proprio. Ok, ma spettacoli comici li guardo ogni tanto. Sì, però non sono una super... Cioè... Non è che dico, ah, mi rilasso e mi guardo uno special. Lo so, sto bestemmiando. No, io sì, invece. No, ma guarda che sono tantissimi comici che la pensano come... Cioè la vivo un po' più come un... Mi devo guardare uno special... Per studiare, per lavoro. Poi magari anche mentre lo faccio mi piace, però non riesco a vivermela come uno stacco e non ho mai fatta questa cosa. E invece se vogliamo andare sul pop, domanda opposta, sì. Io sono un amante della musica, mi viene a dire trash, ma non è trash, della musica italiana proprio... Cioè per me, io in macchina ascolto proprio la musica italiana da cantare a squarciagola, okay. Cioè Gigi D'Alessio. Ah, okay. Ma io proprio pop. Perché italiano. Io sono fan dei Tormentoni Estivi, la mia risposta a questa domanda era Tormentoni Estivi. No, i poppettoni proprio, sì. Cioè... o addirittura Radio Italia anni 60. Ah, okay. Mia madre è fissata tipo... con Radio Italia anni 60, io non... Ma... Lo so. Mi tormenta nei sogni quella. Okay, ma sì, okay. Cioè quella roba è proprio io che, poi, che uno dice non ha senso. Ma lo so, infatti un po' quando io ho questa po' vergogna che non ho cultura musicale, no? Quando mi dicono che musica ti piace, io tutte le volte devo tipo un po' fingere. No, allora, non è che dico che è il mio cantante preferito, eh. Però se lo trovi in macchina lo lasci. Sì, sì, se ci voglio di cantare, sì, anzi. Ma ci sta. Ma magari preferisco quello che non lo ska. Ok. Lo so. Lo ska è citato come... Vabbè, però... genere musicale che... Non lo so. Che piace agli intellettuali. No, non lo so perché mi è venuto sei in sei mente. Il jazz. No, però il jazz di New Orleans. Rispetto a cose pop italiane. No, cioè, certo. Proprio ascolto della musica che... Ecco, tu invece, cioè, sì, è vero, qua è proprio il contrario, perché invece qui i radical chic con gli intellettuali dicono che, cioè, vanno odiano le persone come... Ma in realtà anche a me piace molta musica popolare e mi trovo spesso dei puristi della musica... Lì fa schifo, cioè, lo so. Sempre gli stessi tre accordi, ho capito, ma è bello, cioè, nel senso, mi... sono belli ignorante. Da ascoltare quei tre accordi, cioè. Sono ignorante, sì, io poi mi freghi subito con quelle robe, sai, quei polpettoni costruiti dalle major per farti cantare, sono io, li fanno per me, okay. Perché per me il momento della musica è in macchina, finestrino giù, sì. E indie italiano invece? Zero. Cos'è questa parola? No, capito? Poco.
Ok. Ah, sai che proprio non sopporto. Proprio che Tommaso Paradiso. Ok. Ci sta. Guarda, purtroppo mi trovi d'accordo. Dico purtroppo perché vedo un sacco di sicuramente gente che... mi chiameranno per la trasmissione in cui sarò ospite insieme a Tommaso Paradiso domani. Non mi hanno mai chiamato per una trasmissione domani. E chiamano. Noi monteremo le due mettiamo clip insieme su YouTube. Mettiamo il reel dove dici questa. No, sì. Proprio non... No, io purtroppo, cioè, non riesco proprio a farmelo piacere, mi dà fastidio il suo modo di... Mi sembra sempre pretenzioso, non so perché. Cioè, un sacco di gente che gli piace tantissimo. Ma sembra... Io non cioè, ho mai ascoltato te. Non sembrano scritti da un bambino di terza elementare. Però lui se si crede... Cioè, quella maglietta però lui se si crede di essere, capito, De Gregori, e invece... Sicuramente mi chiameranno, lo so, io lo so già. Ma in generale io faccio una serie di queste cose qua. Un mio amico me l'ha fatto notare. Mi ha detto, ma tu non c'hai paura che un giorno... Perché tu stai collezionando una serie di questo fa schifo, questo non mi piace, questo... Sì, perché i gradi di separazione si accorciano. Sì, di brutto. Però c'è anche da dire che uno deve essere sincero, cioè alla fine, scusa se... Sì. Io anche c'ho spesso questo dubbio qua, però... Voglio anche essere sincero. Poi non è che lo dico con cattiveria. Cioè a lui direi: guarda, probabilmente sei una bravissima persona, non ascolto la tua musica. Cioè nel senso mi ha fatto ridere, perché mi è stato fatto notare a proposito di Amadeus. Perché io in un video dissi: Amadeus c'ha il profilo di coppia, no? A uno che ha il profilo di coppia e non farei guidare manco una barchetta di carta, no? E mi ha detto: non lo vuoi proprio fare Sanremo tu nella vita? Guarda che sarà lui per i prossimi 10 anni. Ah beh, quello sì, quello ti sì. Sei bruciata Sanremo per Sanremo i prossimi 10 anni. Sanremo per i prossimi 10 anni. Ma non è che è un peccato, perché proprio Sanremo per i comici è il paradiso, si è visto no, negli anni. No, certo, certo. È proprio un peccato essersi bruciati quello. Certo, ma poi io sicuramente mi ci vedo, proprio il posto giusto per me. No, a presentarlo insieme ad Amadeus. Ah, giusto, è vero, la Valletta, mi dimenticavo che c'è anche questo ruolo. Esatto. Della va bene, dai, non abbiamo litigato. Ci siete rimasti male che non abbiamo litigato. No, più che altro ci siamo trovati molto d'accordo sulle sì, cose. Sì. Ma ci sta, meglio così. Scusate. No. Volevo essere più contraddittoria. Ma no. Più controversa. Più controversa. Ma io non sono una comica controversa. Senti, Laura, però questa cosa è omofoba. Però a me non piace. Discutiamo un po' di questa cosa. Vediamola qui la puntata. Non ho niente contro gli omofobi. Non ho niente contro gli omofobi. Ho molti amici omofobi. Era mio cugino è omofobo. Io gli voglio bene. Era Totti che aveva detto rispetto all'omofobia. Perché pensava che fosse l'omosessualità. Non so, mi pare Totti. Me l'ero perso. Mi pare Totti. Forse l'ha detto in una barzelletta di rispetto dell'omofobia. No, era una conferenza stampa vera. Ma non mi ricordo se era Totti o un altro calciatore. Io ho assoluto rispetto. Perché poi secondo me quando parli di quegli argomenti sudi talmente tanto che ti si chiude la vena. Sì, non sai più nulla. Non farmi sbagliare qua su questa roba perché... Mi gioco le pubblicità per i prossimi 40 anni se sbaglio a dire questa cosa. Sanremo va bene, ma le pubblicità... No, le pubblicità lì... Ci deve campare. Va bene, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti se ci avete seguito. Seguiteci sui social, seguite Laura. Come ti chiami tu? E perché sono abituato a dire Formenti e mi sono avuto un attimo di lapsus. Sì, vedete, Laura Formenti. E niente, ci vediamo giovedì prossimo. Qua, sempre sempre qua o forse nella casa su nuova internet, ma cioè, sembrava, perché dal tono sono tipo ci vediamo qui su Italia, no, cioè, su internet. Ma è bello, facciamo un po' televisiva, dai, facciamo una po'. Dai, ciao.